Euro Regione News. Adoro Udine, lunedì in centro d'estate. Incontri sul palco dell'Adoro Caffè in Piazza Duomo a Udine per appuntamenti che vogliono far incontrare le esperienze nuove e antiche di protagonisti che hanno una storia da narrare. Una rassegna che si svolge nella bella cornice dell'Adoro Caffè di Piazza Duomo a Udine con Rocco Burtone ogni lunedì di luglio, l'aperitivo con artisti di ogni genere per un aperitivo in centro. Ci troviamo all'Adoro Caffè di Udine in Piazza Duomo per raccontarvi una storia che non è solo musicale, è una storia sia divertente che culturale. Le persone si spaventano, quando parliamo di cultura le persone si spaventano perché pensano che cultura è abbinato a noia. Non è assolutamente vero, perché se tu fai una cultura che si avvicini a tutti quanti e che voglia svelare un po' i segreti di mille cose, come per esempio questa sera parleremo del Conservatorio di Udine, il Tomadini, avremo dei direttori d'orchestra sul palco, un palco immaginario, perché siamo in salotto più che su un palco, e quindi io sono con Franco, il titolare. Non date attenzione a Uore Monteleone, uno dei musicisti che parteciperà, lui si è imbucato perché non era previsto. Dicevo, diamo la parola a Franco perché ci racconti un po' di questa iniziativa, che sono 5 appuntamenti in luglio, stabiliremo di lunedì un giorno preciso, insomma. E come ti è venuta l'idea di fare questa cosa? Qualsiasi locale è un punto di incontro, di aggregazione, ma anche di cultura. È un modo per stare assieme, per passare un momento piacevole, no? Degustando un aperitivo, perché il locale pubblico è questo ed è tant'altro. Non si viene esclusivamente per un piacere di un prodotto di alto livello, per una certa accoglienza, per un certo servizio, ma anche deve essere trasmissione di cultura, non solo attraverso il cibo, ma la cultura vera e propria, come quella di questa sera e gli incontri successivi a cui daremmo seguito. Vogliamo chiudere in bellezza, chiudiamo, non la facciamo lunga, vero? Posso chiudere? Lei che sta dietro la telecamera, cosa dice? Non stia a ridere, non dica qualcosa di intelligente. Grazie. Allora, chiudiamo in bellezza, come dicevo, con uno degli ospiti, in questo caso un giovane musicista. Lui è giovane da circa 30 anni, non invecchia mai. 29. Ho detto circa, circa. Uore Monteleone, che questa sera ci... in contrapposizione al Conservatorio Tomadini abbiamo un musicista che invece non ha fatto parte del Conservatorio, non ha studiato al Conservatorio Tomadini, e quindi ci racconterà un'altra storia. Ma che cosa ci racconterai? Beh, allora, dal mio canto un paio di storie interessanti, anche se non ho studiato in conservatorio, penso di averle, tu le conosci anche abbastanza bene, e quindi insomma avremo qualcosa da parlare. Poi una cosa io vorrei dire, cioè se si parla di cultura noiosa e si ha a che fare con Rocco Burtone, o non si conosce il personaggio o non si sa che cosa sia la controcultura, in un certo senso. Questo lo tagliamo, ok. Comunque insomma ne parliamo dopo, avremo modo, si suonerà qualche nota, insomma avrete modo di sentire, di capire che cosa succederà qua, perché è una cosa che in realtà non lo sappiamo nemmeno noi, quindi ci può dire. Bravo, hai detto una cosa molto bella. C'è molta improvvisazione, perché dove c'è improvvisazione o c'è jazz o c'è organizzazione. L'improvvisazione non nasce mai per caso. Se non ti dispiace, cito gli appuntamenti delle prossime settimane e parleremo, i titoli sono La solita musica, Fisarmonica da Da Vinci a oggi, e infine Fantasmi in Friuli. I protagonisti saranno, per La solita musica, Arno Barzan, Flavio Paludetti e Barbara Enrico. Per La fisarmonica da Da Vinci a oggi ci sarà Denis Biasin e Massimo Pividori. Denis Biasin è un fisarmonicista e oltretutto è quello che ha lanciato la fisarmonica di Leonardo da Vinci, adesso non sto a spiegare, sulla testa ce l'ha lanciata. E Fantasmi in Friuli avremo come ospiti Lucia Burello, che ha scritto un libro sui fantasmi, e Enzo Barone, che è un appassionato di fantasmi, cioè lui li incontra di solito al bar. Quando volete, qui all'Adoro Caffè di Udine in Piazza Duomo, ci sono,
ci sono anche i fantasmi, in effetti lui non esiste. Esatto. Abbiamo pensato a questi appuntamenti estivi in un momento rilassante, al fresco con un delizioso aperitivo, per anche conoscere le realtà locali e per parlare di qualche cosa di interessante in compagnia, con leggerezza e simpatia. Il nostro amico Rocco, abbiamo questa amicizia insomma da un paio d'anni, proponiamo questi appuntamenti che sono sempre molto interessanti e appunto ci permettono di parlare in modo un pochino diverso, grazie appunto al suo stile un pochino così simpatico, leggero, piacevole, di argomenti che possono essere dei più svariati. Abbiamo parlato di giornalismo, stasera parleremo di musica, ci saranno occasioni per parlare addirittura anche di fantasmi, quindi degli argomenti più svariati. E per noi è un piacere appunto trascorrere queste ore in compagnia e in modo assolutamente rilassato e piacevole. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.